Al porto di Pozzallo sbarcano più di 1000 migranti, scatta un piano di emergenza con l'installazione di tende per aumentare il numero di posti di accoglienza. Asilo nido comunale di Chiaramonte e Gulfi, manca l'agibilità, ispezione dei carabinieri dei NAS nella struttura, verificata l'assenza di un parere igienico-sanitario. La madre di uno studente aggredito in una scuola di Modica presenta denuncia ai carabinieri, l'aggressione è avvenuta all'istituto comprensivo De Amicis. Sono 1028 i migranti arrivati mercoledì mattina fra le 12 e le 13 al porto di Pozzallo. Di questi 852 erano a bordo di una nave militare e la parte restante in una seconda imbarcazione militare. L'emergenza sbarchi in provincia di Ragusa è scoppiata martedì, non appena le istituzioni locali sono state informate sulla navigazione in corso degli oltre 1000 migranti nel canale di Sicilia e sulla decisione del Ministero dell'Interno di destinare il carico umano al porto Ibleo. Nella giornata di martedì il prefetto Annunziato Vardè ha fatto un sopralluogo nel centro di prima accoglienza di Pozzallo, dove si sono appena conclusi dei lavori di sistemazione. Il prefetto ha poi disposto mercoledì un piano di accoglienza di emergenza con l'installazione di tende della Protezione Civile proprio per aumentare il numero di posti di accoglienza disponibili. Infatti il centro di pronta accoglienza di Pozzallo può ospitare al massimo 200 migranti. I carabinieri della stazione di Chiaramonte e Gulfi, supportati dai carabinieri del NAS di Ragusa, hanno effettuato un'ispezione all'interno della mensa di un asilo nido del comune pedemontano. Al termine dell'attività di verifica sono state rilevate delle irregolarità amministrative di competenza del sindaco relative alla struttura, con particolare riferimento all'agibilità della struttura stessa e di conseguenza alla mancanza del parere igienico-sanitario. I militari invece non hanno riscontrato violazioni sul funzionamento e la gestione della mensa dell'asilo nido. Eventuali sanzioni e provvedimenti nei confronti del comune sono al vaglio dei militari operanti che hanno già dato comunicazione sui risultati di questo sopralluogo al sindaco del comune di Chiaramonte Gulfi al fine di sanare le irregolarità amministrative di competenza del primo cittadino. La madre del ragazzino undicenne che frequenta una classe di prima media del plesso scolastico De Amicis di Modica ha deciso di presentare una denuncia ai carabinieri per quanto è accaduto lunedì scorso all'interno appunto dell'aula di questa classe di fronte a una docente. Due ragazzini avrebbero spintonato il ragazzino che ha battuto la nuca sul pavimento ed ha perso conoscenza per qualche minuto, riportando un trauma cranico cervicale e l'obbligo di mettere il collare per 8 giorni. Sembra che il tutto sia nato da un atto richiesto da un terzo ragazzino che però ha sollecitato altri due coetanei dell'undicenne a spintonarlo. Sabato prossimo il preside incontrerà i genitori dei due ragazzini che hanno spinto l'undicenne e poi sarà convocato anche un consiglio di classe che deciderà quali saranno i provvedimenti da adottare in merito a questo grave episodio. Sabato prossimo, 22 marzo, un'interessante iniziativa nell'ambito del programma delle azioni ALIS Scuola, l'organizzazione di un seminario nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo Francesco Crispi di Ragusa su un tema, la dispersione. Purtroppo Ragusa ha un triste primato in Sicilia. Sì, questo seminario è realizzato dall'ALIS provinciale Ragusa in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Crispi e con l'Ufficio Scolastico Provinciale sul tema della dispersione scolastica. Il fenomeno il titolo del seminario è promuovere l'agio e prevenire il disagio, educare all'alto e alla convivenza civile. E ci saranno due esperti autorevoli, il dottor D'Ambrosio, psicoterapeuta a Milano, e la dottoressa Luana Sedilio, che fanno parte dell'associazione Stata Educazione Italiana, che girano proprio sul campo della dispersione in varie scuole e vari corsi, e realizzeranno questo seminario laboratorio indirizzato ai docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia. Il fenomeno della dispersione purtroppo è un fenomeno che non riguarda solo la provincia di Ragusa, ma è un fenomeno addirittura europeo. Ma la provincia di Ragusa, dai dati forniti dall'ufficio scolastico regionale, ha un triste primato negativo di abbandono scolastico. Ci attestiamo sul 32,46%, addirittura 2 punti in più della media regionale che è del 30%. Siamo addirittura i primi rispetto a Palermo e Catania che hanno realtà ben più difficili.
e dietro abbiamo solo Caltanissetta. Questi sono i dati nostri. Il problema è anche un problema europeo, perché la Commissione europea ha stabilito che entro il 2020 bisogna passare al 10% la soglia dell'abbandono scolastico. Gli alunni della quinta A e della quinta B dell'Istituto Comprensivo Maria Schininà del plesso di via Solferino di Ragusa sono stati ricevuti oggi nell'aula consiliare del Comune, su invito del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Iacono. La visita è stata un'occasione di confronto che gli studenti hanno avuto con il Sindaco Federico Piccitto, l'Assessore ai Servizi Sociali Flavio Brafa e il Presidente del Consiglio Comunale Iacono sui temi legati alle questioni amministrative della città e sull'attività di indirizzo politico del Civico Consesso. Tanti gli interrogativi che sono stati posti dagli studenti. Gli alunni accompagnati dalla dirigente dell'istituto e dai docenti della scuola secondaria di primo grado della strumentale hanno suonato l'inno d'Italia, della regione e l'inno europeo. Grande impresa della scuola Basacchi di Ragusa alla 22esima edizione del trofeo internazionale di judo Yamashita Giano dell'Umbria. L'appuntamento che si è tenuto sabato e domenica scorsi a Terni ha visto il team Ibleo partecipare con due atleti master, cioè la classe adulta, gli over 35, Danilo Chipinti e Salvatore Micilluzzo, entrambi categoria 73 kg. I due hanno sfiorato il podio e si sono classificati al quinto posto, un risultato di assoluto prestigio se si considera che si confrontavano con i migliori d'Italia. Hanno combattuto e vinto due combattimenti ciascuno e per loro si sono aperte le porte degli europei.